Buon pomeriggio, benvenuti al tè del venerdì. E questo pomeriggio abbiamo come ospiti, boh, chi abbiamo come ospite? Non lo sappiamo, no, non lo sappiamo, non lo sappiamo, sarà tutto un divenire, vedremo un po', insomma, chi ci sarà, chi non ci sarà. E intanto c'è un cambio lì alla regia, questo pomeriggio non vedrete da queste parti i due Danieli perché sono a fare altre cose. E con me accanto però c'è Barbara Berti, Ciao a tutti. che poi ci racconterà qualcosa, e alla mia destra invece c'è Mauro Conti. Mauro Conti se stese, prima di tutto se stese. Sicuramente. Prima di tutto se stese e chiaramente anche un artista, un pittore, un Quello disegnatore. Molti lo conoscono, se non su tantissimi lo quello conoscono. ci può essere discussione. Si può aprire un dibattito su questo. No, no. Ecco, allora, ecco, teniamo il microfono perché c'è stato un attimo di panico. Che cosa sei a fare tu qui oggi? Intanto c'hai disegni, Sì. normalmente disegni, è la tua attività. Tu hai una Io particolarità, disegno da quando sono nato. quindi Prima di imparare a scrivere, disegnavi. disegnavo. Male, ma disegnavo. Disegnavi. Poi E hai deciso quindi sono qui a a disegnare. disegnare dal vero, dal vivo. Ecco, Ho infatti un foglio bianco. che lo dobbiamo riempire, Io mi dobbiamo. metterò a disegnare. Se riesce bene, bene, se no lo strafo. Facciamo una cosa nuova allora stasera. Questo pomeriggio, mentre noi prendiamo il tè, tu Sì, disegni qualcosa, poi certo. dopo quello che verrà fuori da questo pomeriggio Non è attorno al detto che non venga è fuori detto, può dare. qualcosa di buono, perché quando si Non ci parte c'è crediamo. un 50% di probabilità Ecco. che io lo strappo. Vabbè, e casomai lo strapperai, Perché altrimenti quando se mi dicono dammelo un disegno, tu me lo regali, tanto digli un po' più brutto, guarda, e quelli che reputo più brutti, li strappo da me. Giustamente, giustamente. Allora, no, allora sicuramente farei un disegno. Bene, quindi lasciamo qui Mauro che ogni tanto interverrà sicuramente, Allora io a mi disegnare. cambio Ecco, vediamo intanto, aspetta, gli ti tengo il occhialini di microfono, John Lennon vediamo, si toglie gli occhiali di John Lennon. per mettermi ma qui serve quelli anche un'altra cosa oltre da che. presbite ultra settantenne. Sì, ma oltre gli occhiali però serve un'altra cosa per disegnare, vero? La matita. La La matita, matita. il 6B, Matita 6B. la Perché matita 6B? più morbida. Non lo so. Poi ci passa il carboncino, ma questa è una matita, Questa. ma il 6B è quella più morbida. Quindi ora tu cominci e non sapremo mai che cosa all'inizio, non sapremo, è un'idea, All'inizio quale sarà no, l'idea? che Ce l'hai idea, già? idea ho del disegno? Sì, ce l'ho, Va bene, certamente. però non ce lo sveli. No, 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 lo svelo subito. Io sono un appassionato di musica, ma soprattutto in questo periodo di luglio-agosto ho il cuore a Siena per il palio Sì. e io ho sofferto le pene dell'inferno in questi 2 mesi. E ora farò un Come quale come dire? quale? L'istrice. Istrice. L'istrice, e invece non ha vinto E non ha l'istrice, non vinto, ha anzi, vinto. abbiamo fatto qualche cosa che forse ci dovremmo pentire. E quindi io ho un Un cavallino, un cavallino. cavallo, Bene, i cavalli mi piacciono, per cui. Un cavallo. Bene. Bene, buon lavoro. Grazie. Oh, Barbara, è qui però Qui vedo che. stasera, se non si sta Che attente, succede? ma magari ci arrivo qualche cazzotto. Ecco. Allora, la cosa mi preoccupa un po'. Mi devo Vedo preoccupare? Mi devo entrare. preoccupare. Buonasera, buonasera, prego. Buonasera. Buonasera. Ci presentiamo, Sì? Biagi e Rettori. Sì, ci presentiamo appunto Biagi e Rettori e siamo venuti a presentare quello che sarà un bellissimo incontro il 4 ottobre, questo, che sarà fatto alla palestra di Castello in via del Pontormo, dove Davide qui accanto affronterà un campione vero, Lorenzo Di Giacomo, che è già stato più volte campione italiano,
campione europeo, scusate il cappello. Niente, lascio a lui la parola così attacco una canzone. No, io volevo invece chiedere una cosa. Sì, faccio una domanda sola, vi vedo con un po' di roba. Fate vedere qualcosa. Vedere come muove le mani i rettori, ve lo faccio vedere. Sì. Meglio muove le mani a cantare. È più facile che parli o... Insomma, lui, il suo mestiere adesso come adesso è il pugile professionista. Allora ci fate vedere due colpi? Sì, si può vedere due colpi. Tanto per... Mentre si prepara però ci può dire ad esempio Ivano, perché sì. Poi non l'abbiamo presentato. Cioè, Ivano. Sì. Io ti presento. Va bene. Senti, il maestro di pugilato, sì. Campione... Ex campione, tutte le volte mi dici questo ex. Sì, adesso non lo so più. E adesso ti dedichi ai ragazzi giovani. Esatto. Oltre a David, in questa serata del 4 ottobre ci saranno altri ragazzi della tua palestra, che esatto. Diciamo qual è intanto. Sì, la palestra è la società sportiva Boxing Club Alenzano e ho tantissimi ragazzi. E questa nella serata di rettori ho scelto di far debuttare tre nuovi atleti e poi altri che sono già più esperti per dare ulteriore spettacolo, insomma, a chi verrà a vedere questa serata, e veramente sarà piccante. Vabbè, allora preparate, allora fateci vedere subito qualcosa, perché poi l'altra volta ci avevi spiegato, Ivania, che non è uno sport, la box, uno sport di quelli violenti, in realtà è un... La boxe è meno violenta di tanti altri sport. Anzitutto è regolamentato, c'è molte regole, cioè non è che sono sui ring e fanno una rissa, devono rispettare, diciamo, una tecnica, c'è un arbitro che li tutela, delle regole, e non è semplice nemmeno, insomma, arrivare in fondo e vincere. Cioè, chi vince è un grande. Sono delle regole che poi si ritrasportano nella vita di tutti i giorni. Sì. Questo è dell'avversario. Esatto, la lealtà comunque è sempre. Mai vili, sempre leali. Fateci vedere. Vediamo. Dimmelo te, dove sei stato, va bene. E il nostro in realtà è un salotto, quindi bisogna. Vi dovete adattare. Sì, possiamo andare. Beh, fateci vedere qua. Elena, bisogna stare attenti, te l'avevo detto. Bene. Direi bravissimi. Grazie, bravissimi, perché ci avete fatto vedere appunto dal vivo come ora, ecco. Visto così uno lo vede in velocità, ma ci sono, qui c'è veramente mesi di duro lavoro, insomma. Non è facile. Certo. Senti, Davide arriva da una recente vittoria all'inizio dell'estate. Davide ha vinto con Lupo Antac, un esperto, un mestierante, ha vinto le migliori memorie perché ha poi la terza ripresa. Questo sinceramente. Ti ho sudato un po' il cappello. No, è giusto. Questo incontro è di tutt'altro, insomma, livello. Sarà ancora più difficile? Molto. Io basta guardare subito chi è questo Lorenzo Di Giacomo. Io e Davide ci siamo parlati e abbiamo deciso di prendere questa scorciatoia perché l'età di Davide ha 36 anni, ha perso tempo. Quindi dobbiamo, per arrivare al tricolore, mangiare la foglia e bruciare il tempo, insomma. Senti, ci dici un po' quali sono le sensazioni, le emozioni quando si sale sul ring? Parecchia tensione. Tensione, emozione, tutte le volte sembra che fosse la prima volta. Ma durante l'incontro? Ma si cancella tutto, non senti niente, senti solo la voce amica, che è quella del tuo allenatore, è l'unica voce che sento. E infatti io lo ringrazio per tutto quello che si fa per me. Questi ultimi
giorni, alla fine al 4 ottobre manca poco, come vi state allenando? Davide sta sostenendo allenamenti veramente duri, sta facendo il professionista nel migliore dei modi, si comporta bene, perché sapete come l'ho soprannominato, l'ingestibile, e lo da è. Dove arriva il soprannome? Io l'ho messo io. E comunque si sta allenando mattina e sera, c'è un giorno solo la settimana di riposo, siamo a un buon punto della preparazione, abbiamo incrociato i guanti ieri con un campione vero che è Francesco Di Fiore di Prato, recente campione di Super Velte, e Davide mi ha fatto vedere buone cose, io sono molto ottimista, poi confido nel suo cuore da guerriero. Senti, ma scusa se ti interrompo, no? Un'altra curiosità, quando invece finisce l'incontro? Si scarica tutta la tensione? Com'è? Ma, senti, di solito si diceva meno male è finita. Però poi ti giro con le scatole perché devi aspettare per essere protagonista per 1, 2, 3 mesi, 5, dipende un po'. Ora comunque ricombatti da poco, a Prato. Sì, 19 luglio. Sarà tutta un'altra cosa, nel senso, non sottovaluto da nessuno, però stavolta croccio i guanti come una persona di rispetto, cioè vero campione, quindi cioè, dovrò mettere tutto. Qualche segretuccio per mandarlo subito in crisi? Sicuramente non vado per perdere, io vado per vincere e basta. Poi le strade sono tante, sì. Due mani a lui e due mani a io. Esatto. Ricordiamo l'appuntamento però, lo ricordiamo, ce lo ricordi Ivano? Allora ragazzi, questo io penso che con 10 euro di biglietto ci si compra un gratta e vinci, ragazzi. Questo è uno spettacolo che non ha uguali. Tutti i miei atleti, dal più piccolo ai 55 kg, al rettore che sarà il clou della serata, daranno vita veramente a uno spettacolo di gladiatori. Non ve lo perdete. Parola di Biagi. A Castello, palestra del Pontormo, in via del Pontormo. Non mancate perché saranno battaglie. Tra l'altro è una palestra, insomma, una zona a Castello, sì, torni a casa. Sì, torno a casa perché io vengo da lì, è il mio quartiere e non lo so, sono tutte queste cose, io sogno la notte. Bene. Io volevo ringraziare un attimo Gianni Zaccaria che mi fa permettere di allenarmi alla sua club la mattina. E i ragazzi di Boxing Club Calenzano che mi fanno da sparring spesso, volentieri. E ultimamente voglio ringraziare anche la palestra Bodinale di Prato che sta iniziando a farmi conoscere un follow niente lì, che è molto carino, per quello. Voglio ringraziare tutti quelli che mi danno una mano. Perfetto. Bene, noi però sappiamo che dovete andare ad allenarvi, sì. Perché quello che ci avete fatto vedere, anzi vi ringraziamo davvero perché lo avete fatto proprio perché ve l'abbiamo chiesto, siete stati quindi molto gentili, davvero, davvero. E vi ringraziamo anche per lo spettacolo che ci avete dato, quindi niente, noi saremo presenti, sì, perché dobbiamo, ecco, andremo sicuramente a vedere lo sport, la box, che è questa... Che non ho mai visto. E che mi avete fatto vedere. Ora. Ecco. Ebbene, e quindi andate a allenarvi perché bisogna vincere. Poi mandateci anche la barba perché nessuno lo sa, ma lei è un'allieva mia. Non lo dice mai, ma lei è anche brava. Grazie. Bene. Grazie mille, grazie davvero. Grazie. E in bocca al lupo. Ciao, grazie. E tutti i lupaioli. Senti Elena, dopo questa scazzottata, dopo questa scazzottata oggi questo tè è un po' movimentato. Sì, però lo sai che, guarda, allora fra i tanti ospiti che abbiamo, abbiamo anche un ospite che piace tanto ai bambini. Oddio, qui c'è anche Beatrice Corsi che ringraziamo perché ci ospita al Dadartè e piace tanto anche a lei. Ed è qui proprio perché sta ottenendo tanto successo, sta spopolando. Passo anche al tè del venerdì, sta spopolando. Quindi abbiamo un ospite d'eccezione, ci farà pagare un sacco. Questa cosa qui. Allora, si chiama Peppa Pig ed è della Beatrice Corsi. Aspetta, adesso la Peppa, si vede? Si vede? No, non si vede. È nascosta, non si sa se si vede la Peppa Pig. Ecco, vorrei far vedere la Peppa Pig. Questa è...
Si vede. No, no, dicevo che è la Peppa Pig di Beatrice Corsi che ci ha permesso di tenerla qui con noi, perché uno degli argomenti di questa, uno degli argomenti di cui si parlerà tra pochino sono proprio i giocattoli. I giocattoli. I giocattoli. Ah. Guarda chi c'è. Allora, facciamo entrare intanto qui Agostino Barlacchi, i nostri ospiti, e anche Cristiana Mengozzi. Scusa, Cipriana Mengozzi. Sì, l'ho cambiato nome, sì, lo cambiano spesso, ma soprattutto ormai Cipriana lo sa, penso mi conosca, ormai si è resa conto che ogni tanto c'è qualche problema dovuto all'età. Ciao Cipriana. Allora, giocattoli. Io ho messo qui la Peppa Pig, che è proprio, diciamo, l'ultimo prodotto che piace tanto ai bambini, è nata nel 2004, mi sono anche informata, non solo ai bambini, piace ai genitori, piace ai nonni, piace, la metto qua, dice Statiana, è un cartone animato, è inglese e niente, però i giocattoli, ci sono i giocattoli che danno emozione e sono i giocattoli d'epoca. Sì, sono i giocattoli d'epoca e sono quelli appunto che avevano il cuore d'acciaio, no? Questo perché? Perché hanno una molla e funzionano, diciamo, senza l'ausilio di una trasmittente. Quindi sono quelli che danno un'emozione sempre sia ai ragazzi di oggi, sembra impossibile appunto che adoperano altre cose, quelli che stanno sempre vicino al computer. Poi ci si domanda anche se è più lesivo stare davanti al computer oppure ferirsi una mano con la latta, diciamo, di un giocattolo d'epoca. E poi appunto ci sono diciamo i più vecchi, fra virgolette, che ricordano il passato tramite questi giocattoli. E quindi è una cosa bellissima poterli dare la vita e conservarli, perché sono una testimonianza di, diciamo, di qualcosa che è esistito nel tempo. Agostino, allora tu da sempre collezioni giocattoli, immagino tu abbia in casa. Sì, io penso sia nato con un giocattolo in mano. Io ho dato la felicità, diciamo, a tanti ragazzi perché aspettano il Natale con le mie mostre, le borse scambio, eccetera, proprio per venire a trovarci questi appuntamenti e vedere appunto come un tempo si giocava. E però ho dato anche forse un appuntamento a coloro che li avrebbero buttati via, questi giocattoli, quindi ho detto non buttateli via, serbateli, guardate nella vostra soffitta oppure nella vostra cantina, può darsi che esista un tesoro, perché questi giocattoli hanno anche un valore. Hanno anche un valore. Ecco, qui ci hai portato dei giocattoli a far vedere, ce le puoi illustrare? Sì, allora, questo è una figurina, e dei primi del Novecento venivano fatti proprio per metterli accanto ai giocattoli stessi. Naturalmente questa è una figura civile, poi esistono i famosi indiani, i famosi cowboy, tutto ciò che le famose guerre, diciamo, di secessione, tutto ciò che era, diciamo, scritto nella storia veniva riportato dai fabbricanti di giocattoli in queste proporzioni, ed erano in pasta. Perché in pasta? Perché erano un impasto di gesso, caolino e colle animali che venivano poi fatte nella patria tedesca, che è Norimberga, la patria appunto del giocattolo. Quello invece? Beh, quello è un automa. Allora, se volete vederlo in moto, così perlomeno... Ma sì, sì. Prendi il microfono. Allora, qui si carica, questa è la trasmittente dell'epoca, è la chiave. Dentro c'è una molla e naturalmente... Questo si muovono le gambe e naturalmente il bambino si giocava proprio con questi piccoli automi, con queste cose che erano degli miniaturizzati, proprio dei bellissimi pezzi che ancora oggi funzionano. Questo è del 1930. Questa macchina rappresenta per esempio una Ford T. Ed era una Ford T del 1920, la Ford fece le prime macchine in scala di montaggio, si può dire, e poi la prima fabbrica che le fece in scala, diciamo, vera e anche da bambini, perché questo era un gadget che veniva dato al babbo
facoltoso che acquistavano macchine. Questo con l'intento proprio di far dire al bambino car, la prima invece che dire babbo e mamma diceva car, voleva la macchina, appunto. Ed è colorata appunto nel tipico colore nero proprio della Ford del 1920. Le famose poi macchine di Stallone e Oliverardi. Proprio quelle, quindi sempre il gioco. Vabbè, poi parleremo dopo perché c'è domenica ci sarà un evento importante. Però ecco c'è Cipriana Mengozzi, che è psicologa. È qui perché ci sono delle iniziative interessanti. Nel prossimo mese, a ottobre, si chiama il mese del benessere psicologico. Dico bene? Psicologico, ci puoi spiegare? È un'iniziativa che viene fatta su scala nazionale da una società di psicologi che si chiama SIPAP, che è la Società Italiana di Psicologi dell'Area Privata. E gli psicologi che aderiscono, quindi che sono prima soci SIPAP e poi aderiscono al mese del benessere psicologico, offrono dei seminari gratuiti per tutto il mese di ottobre e dei colloqui gratuiti. E ci sono poi tutta una serie di meccanismi anche all'interno di questo mese del benessere che garantiscono che venga monitorato l'accesso appunto ai colloqui, l'accesso ai seminari. C'è un numero verde nazionale che è dedicato appunto a questo, che appunto serve alle persone ad avere un primo accesso, una prima consulenza, per capire anche se magari lo psicologo può essere lo specialista che fa al caso loro. Tu ti occupi di un settore particolare, vero? Del lavoro, psicologia del lavoro. In particolare, e in questo momento ne abbiamo parlato un po' anche a luglio, però insomma, al dopo cena, infatti. Però ecco, in questo momento il lavoro è una cosa che pochi ce l'hanno, a molti manca una situazione e chi ce l'ha a volte c'è un lavoro precario, quindi probabilmente anche la necessità di avere una consulenza diventa sempre più anche all'interno più necessaria. Del lavoro. Ecco. Sì, oltretutto per esempio, poi volevo appunto aggiungere sull'iniziativa di cui parlavamo che il 2 di ottobre faremo proprio da qui anche uno di questi seminari, per cui insomma lì presenteremo anche ancora meglio tutto. È fissato il 2 d'ottobre perché almeno c'è tutto il mese poi per usufruire anche di tutto. E, per esempio, nei seminari che curo io presso la Fratellanza Popolare di San Donnino a Campi Bisenzio, ce n'è uno che riguarda la crisi economica e il mondo del lavoro. L'idea è che stare male se non c'è il lavoro non sia patologia psicologica classica, ma sia anche normale. E allora in quel seminario, per esempio, non ci sarà solamente la patologia, ma ci sarà anche come si accede, che so, a un centro impiego, come ci si presenta, come si può scrivere un proprio curriculum, come si possono magari attivare delle risorse all'interno di sé se si è perso il lavoro, oppure se si aveva un'attività che purtroppo per via della crisi è stata chiusa, quindi uno era abituato ad avere la propria attività, a fare il suo lavoro da sempre, si deve un pochino riproporre o deve un pochino modificare anche l'attività. Quindi la risposta non è ovviamente dare un lavoro immediatamente, ma la risposta di uno psicologo del lavoro e non solamente di uno psicologo clinico è quella anche di aiutare la persona a trovare dentro di sé delle altre capacità, a far diventare magari un hobby un lavoro, per esempio, come a volte capita, no? Quindi, che so, quindi, aiutare anche a scoprire quelle queste risorse carazza, in più in un momento di crisi, quindi, dove si tasca un po' il fondo, no? Certo, si cerca un po' di trovare un po' tutto e uno aguzza l'ingegno e prova a trovare un po'. Perché immagino uno dei problemi maggiori sia per chi magari non è più giovanissimo e si trova dall'oggi al domani ad essere fuori appunto e da questo mondo. Un altro problema anche grosso è quello che si sente ripetutamente anche in televisione sui laureati, che dopo aver fatto magari un grossissimo percorso hanno delle aspettative molto molto deluse appena iniziano a cercare un pochino il lavoro, no? Perché poi dicono: allora cosa l'ho fatto a fare? Mi hanno detto che dovevo rispettare quello che volevo fare, tutte le aspettative trovate, e poi uno dice: ora che faccio? Per cui gli spaccati sono un pochino. Infatti per i ragazzi di un'altra età, per esempio, all'interno di ottobre faccio un altro seminario che riguarda l'orientamento o per scegliere la scuola o per scegliere il lavoro, proprio dividendo queste due diciamo età che hanno caratteristiche diverse e bisogni diversi.
Quindi, scusa Elena, sì, non c'è un'età, cioè il paziente tipo non è che ha 30 anni, cioè ci sono no, più fasce allora, d'età. Ci sono più fasce d'età. E invece la distinzione tra uomo e donna? Allora, inizialmente io ho iniziato una dozzina di anni fa più o meno l'attività e diciamo che il sesso maschile si vedeva meno. Adesso invece no, ci sono anche degli accessi maschili, quindi in questo momento la sto vedendo un pochino meno la divisione, ecco, ci sono tutti e due. La fascia di età io vedo dall'adolescente all'adulto, non sono io che non vedo i bambini perché non sono specialista in quello, quindi sui bambini non parlo perché non do informazioni che non conosco. Sul resto è abbastanza misto, molto spesso però è collegato al lavoro, come accennava adesso Elena poco fa. È molto collegato che il lavoro scatena anche qualche cos'altro, questo c'è è frequente. Una sorta, non so, di pudore, vergogna, venire dallo psicologo? Allora, sì, io credo che ci sia, poi ognuno chiaramente fa anche quelle scelte professionali che fa. Per esempio la mia scelta è stata quella di essere dentro a un poliambulatorio, perché la persona venga al poliambulatorio. Poi che vada dallo psicologo, dal dentista, dal dietologo, lo sa la persona, gli dicono il numero della stanza e ognuno è garantito nella propria privacy. E ancora c'è, ce n'è un pochino di meno quando magari è su un problema correlato ai figli. Allora ci stiamo un pochino abituando lentamente. E questa tematica del lavoro io credo che abbia fatto anche abbassare un pochino questa soglia della vergogna, perché ci si vergogna di meno perché è un problema esteso, un problema di tutti, quindi prima si collegava di più a una cosa proprio solamente mentale e molto grave, adesso un pochino meno. E secondo me la risorsa grossa di uno psicologo è proprio di agire anche nell'aiuto alla normalità. Ecco, no, io stavo guardando che cosa, perché io qui accanto Mauro Conti sta finendo, è già finito, vero? È bellissimo, io non so se ci vuoi far vedere subito, perché ci hai messo, è fatta a tempo di record, hai messo la doppia firma? No, perché questa è una firma, secondo questa me. Questa è la firma. Questa è la firma, questa è la firma, si può, sì, adesso sta finendo con la seconda firma. Allora, bisogna perché poi spazio. Sì, bisogna fare spazio, sta arrivando, sì, ma questi stiamo attenti, e c'è una cosa, perché qui comunque stiamo facendo, tutti fanno, ecco, un lavoro che mi piace fare, è bello, francamente, la doppia firma la vogliamo far vedere qual è la firma normale, cioè quella che è l'istrice, perché è l'istrice, augurio. Come augurio, come augurio. Per il prossimo palio. No, non mi sembra proprio da strappare questo. No, infatti, io sto cercando di non farglielo strappare, sono qui apposta. E no, ecco. Questo... No. Ora siamo a un momento. Siamo a un momento topico, come si dice. Ecco Beatrice. Grazie Beatrice. Guarda, ti abbiamo. La tua petta. Bellissimo. Senti Beatrice, ci spieghi. Ce l'ho un disegno. Mm-hmm. Suo, sì. Beh, passiamo questo non microfono io, così. La mia mamma, fa l'insegnante. Un disegno mio. Sì, mia mamma fa l'insegnante e probabilmente durante un incontro che ha fatto una delle scuole, Sandra Guidotti si chiama. Tanto per rimanere nella sì. privacy. Vabbè, tanto ormai. O nella privacy, a seconda. Vabbè. Esatto, è la mia mamma. È la dai. Sua mamma. Non ci farà no. caso. Io perché io alle riunioni che disegno ho disegnato ecco. un po' più alle riunioni quindi non disegna e basta. Ah, quindi disegnavi e ti portavi via i disegni, insomma, quelli che lasciavi lì, vedi. No, quello è regalato. Quello sì, no, è regalo. Sì. Quindi no, immagino. Ero 13, quindi... era consigliere comunale. Gli facevano la caccia a disegni. Senti, Beatrice, qui ci hai portato delle cose golosissime, ci spieghi anche che cos'è questo tè? Io ho portato un infuso freddo alla frutta, questo è ancora insomma... ancora sì. Non è dolcissimo perché io sono sempre un po'... Brava. C'ho il braccino corto allo zucchero perché sennò si perdono i sapori. E poi ho abbinato dei biscottini con i cornflakes e l'uvetta. Quindi perfetto, bene, oggi poi c'è... C'è la mia amica c'è la sua amica... Ma com'è che... Insomma, voglio dire...
è superato i 3 anni, eh? Sì. Sì. Com'è che questo amore per la Peppa Pig? No, vabbè, io adoro tutto quello che è legato, no, ai bambini, all'infanzia, quindi pupazzi, bambole, giochi. E Peppa Pig per caso l'ho conosciuta su internet, quindi mi sono appassionata per gli animali, e secondo me hanno anche dei contenuti anche educativi, stranamente, ecco. Perché cioè, sembra effettivamente una... anche a livello proprio di immagine, no? Non è che sia un sì, no, diciamo che meraviglioso, beh, no? Cioè, no. Delle sembianze meravigliose. Però effettivamente i cartoni animati danno sempre dei messaggi positivi, sì, sì. Quindi mi sono appassionata e tanto la guardo. Ecco, bene, ho visto. Anche da sola. Abbiamo, anche da sola. Senza voi. Anche da sola. Infatti, a proposito di suini, così, insomma, se il candidato mi permette, ma abbiamo il candidato anche qui, il nostro candidato. Sì, prima del candidato, vai, ci lasci la Peppa? Certo, sì, ormai è protagonista. Buonasera. A proposito di maiale, insomma, che sei arrivata anche noi. Dicevo, no, ha visto, cioè, che bellezza. La conosce? Sì, sì, Beh, cultore. Un cultore di... Sì, sì, sì. Perfetto. Io penso adesso si possa anche portare... Da ieri un cultore... Si possa portargli anche una sedia, magari... Sì, ora, tra un po', insomma... Fantozzi, sto così. Sta così, sì. Vabbè. No, volevo chiedere invece, mentre sì. Lei qui magari fa due chiacchiere con l'animalino... Avete fatto caso, c'è la testa, sembra un fonte. Cioè, esatto, probabilmente è stata pensata in quel modo, poi dopo è stato rivisto il design. No, volevo invece parlare a proposito dei giocattoli, di giocattoli di un altro tipo, ma anche di lavoro, perché un lavoro che invece a Agostino Barlacchi piace, il lavoro che fai. Sì, il tuo lavoro sì. Non so che lavoro faccio io, ne faccio tanti, faccio il regista, faccio l'organizzatore di mostre, manifestazioni, eccetera, dove praticamente è uno spettacolo anche quello, non si può quindi... mai... Però sgarrare. Ti piace. Però mi piace. Però sì, ti piace. Sì, sì, sì. E domenica prossima, il 15 settembre, c'è un appuntamento importante per tutti i collezionisti, per tutti gli appassionati di giocattoli, per chi è curioso e per chi magari non sa. Dovrebbe venire a trovarci perché vedrà tanti Dr. Jack e Mr. Hyde, persone che magari la salutano il giorno prima e poi il giorno dopo cambiano proprio. Sembianze, perché è diciamo una convention dove vengono da tutte le parti d'Italia, anche d'Europa, e sono appassionati, fra virgolette, dove si scambiano diciamo le loro collezioni. Dove la fa questa convention? Hotel Delta Florence, qui a Calenzano, dalle 10 la mattina fino alle 17, quindi ci saranno circa 50-60 mila pezzi esposti, dove uno può completare la propria collezione o può iniziare a divenire un cultore di questa passione. Ma è vero che sono più gli adulti appassionati di... Sì, si dice sempre che questi giocattoli sono fatti per i bambini. Non è assolutamente vero, sono per bambini adulti, infatti chi vedete sempre dal negozio di giocattoli, che ce ne sono sempre meno, anche quello è un'altra cosa da pensare, perché a Firenze poi sembra che si siano nati tutti già grandi, perché non si gioca più, si gioca soltanto con computer oppure altre cose, però appunto si fa comprare quando è Natale oppure un compleanno, una ricorrenza, si fa comprare al bambino, lo si spinge a dire questo ti piace, vero? No, non piace a lui, piace al grande, così poi a casa te lo monto, ti faccio io il plastico, praticamente come? Il bambino poi ritorna in salotto al computer. Come diceva Monicelli a proposito dei seni delle donne. Sì, no, lo posso dire. Ma non so, dipende che cosa vuoi dire, perché sono fatte per i bambini, ma finiscono per giocarci babbi. Va bene, è una grande verità. Ha detto Monicelli. Quindi ecco, all'epoca la macchinina, quanto costavano? Erano cari all'epoca, perché costavano tanti. D'altra parte erano il bambino dell'epoca, diciamo nel 1920-1930, giocava con il vecchio
giocattolo poi che si è portato fino agli anni 50, dopo dopoguerra, eccetera, mani per una scopa, diceva che era un cavallo, oppure giochi di strada. Questi erano giochi per bambini ricchi, tra virgolette, perché costavano anche all'epoca e costano adesso. Infatti immagino che durante adesso insomma siano dei veri tesoretti. Sono piccoli tesoretti che naturalmente devono stare in vetrina perché sono testimonianze del passato, quindi hanno un costo. Costavano adesso e costano ancora. Ecco, domenica si può sostituire. Allora, domenica naturalmente scambiare. Ci si possono scambiare. Si può scambiare, diciamo, sono dei doppioni, oppure se ha trovato, diciamo, uno scatolone con i vecchi giochi della nonna, eccetera, può portarli lì, perché c'è anche un ufficio espertizzazione. Noi abbiamo proprio un ufficio qui a Sesto Fiorentino, tra l'altro in via Garibaldi, dove abbiamo uno studio per il restauro di questi giocattoli e ridargli la vita. È una specie di clinica per giocattoli. Grazie, ecco, Ferdi, dammelo subito, dammelo un altro, eccetera. Che io vado a comprare le sigarette alla mia moglie 3 volte alla settimana nella solita tabaccheria e trovo sempre le stesse persone che hanno l'età mia o quasi. Allora, se si prende appunto la dimensione patologica, il discorso è che appunto non viene più trattato come gioco a livello psicologico, ma proprio come dipendenza. Allora a quel punto si parla proprio di una trattazione di una dipendenza e di solito nasconde qualcos'altro, cioè molto spesso poi si va a indagare le motivazioni per cui la specifica persona è lì quelle 3 volte, tutte le volte, sempre lei. Che cosa vuole rischiare, che cosa gli manca, ci sono una serie di ragionamenti che riguardano cose molto molto profonde. Ecco. E poi il gioco dei bambini che comunque è un'altra cosa dimensione. Perché diciamo così, se sviluppato bene, purtroppo come ci accennava prima, un po' manca, è anche proprio legato allo sviluppo psicomotorio di un bambino, allo sviluppo delle capacità manipolative, proprio alla crescita proprio in sé. E quindi anche alcune cose diciamo, a livello di computer che sono un pochino preoccupanti e ci sono per esempio relativi ai giochi sui computer molti giochi anche di queste simulazioni militari, queste cose un pochino molto trusci, molto legate o alla guerra o agli zombie o a tutte queste cose che effettivamente hanno invece uno sviluppo ancora diverso, quindi il gioco ha molte sfaccettature, secondo me, se ne può parlare ci ritorneremo perché è interessante. Ma tu avevi un giocattolo che ti piaceva? Io avevo tanti giocattoli, però se ti dico i giocattoli che mi piacevano di più, non ci credo. Te lo dico. Sì, allora siamo curiosi. Allora, i giocattoli che mi piacevano di più erano i giocattoli che creavi da niente. Per esempio, mangiavi uno yogurt e diventava un tegamino. Allora, il bussolottino dello yogurt te lo portavi ai giardini, iniziavi a prendere un po' di terra, andavi alla fontana con un pochino d'acqua, facevi finta di mescolare qualcosa, ci mettevi dentro un po' d'erba e quindi c'avevi il piattino avanzato oppure la vaschettina della frutta e ti componevi il tuo panierino di tegamini, no? Questo era uno dei giochi che a me piaceva tanto. E invece Agostino si comprava, si faceva a casa. E invece Agostino, con tutti i giochi che ci aveva, immagino, no, ce n'era uno? Ne ho avuti tanti di giochi. Ma ce n'era uno? C'era un gioco, diciamo, che era una cosa... Era in legno, si costruiva diciamo delle case con questi piccoli pezzetti, insomma, e quindi era una cosina abbastanza carina. Poi purtroppo io ho avuto l'alluvione. E quindi tutti questi giochi, ecco perché sono. Io vado a ricercare tutti i giochi che ho avuto nell'infanzia. Allora stai ricercando i tuoi giochi. Per ricrearmi, diciamo, e mantenermi sempre, diciamo, illudermi di essere sempre giovane, vado a ricercare quei giochi così perlomeno. Mi sento ancora bambino, poi io penso che bisogna sentirsi tutti bambini, perché oggigiorno purtroppo non fischia più nessuno, perché giustamente i momenti sono quelli che sono, e quindi però giocare io penso che sia una grossa medicina. Io, tu sai che nelle mie manifestazioni ho fatto il G3, giocattoli e genitori.
era un... anche giocare insieme. Giocare insieme, appunto, quando il babbo torna a casa purtroppo stanco dal lavoro, non gioca più con il bambino. Questa è una cosa gravissima. Purtroppo il bambino è di quelli... Beh, neanche non è proprio il bambino, è anche il babbo. Il babbo magari va lui a scaricare la posta, oppure va a scaricare la posta, diciamo, poi sul telefonino oppure sul computer, solito. Oppure c'è la partita, vado a vedere quella... è arrivato qualcuno, infatti mamma c'è qualcuno, è il babbo. Beh, mi fa piacere comunque Elena che tu abbia, fai questa trasmissione proprio qui da Sesto Fiorentino, perché tu sai che Sesto è un po' la patria di Pinocchio, no? Il paese io una volta ti porterò qui chi ha conosciuto la fata turchina, va bene? Sì. Volentieri, noi siamo ben lieti di ospitarli. Ecco. No, ma sì, vai pure. Dici te qual era il tuo gioco preferito? Dire a me. Io sono una giocherellona, e mi piacciono molto i giochi. Io il classico il sacchiotto, sì, io vado sul classico, diciamo un classico il sacchiotto che non ho mai avuto e che poi ho avuto. Lo porterai in trasmissione? La porterò in trasmissione come la Peppa Pig, ma non è, poi vi racconto la storia. Ma invece la questione volevo sapere, nelle tue peregrinazioni, ricerche di giocattoli, di cose, di collezioni eccetera eccetera, ti è capitato di trovare un giocattolo di grande valore, cioè che magari tu sai quello che io ho, mi chiamo l'uomo del Titanic, perché io ho l'unico, diciamo, modello che nel 1912 fu prodotto da una fabbrica tedesca per commemorare un grande evento che era quello appunto del varo del Titanic. Questo grande transatlantico venne rifatto modellino di un metro per darlo ai bambini, fra virgolette, facoltosi dell'epoca, ne abbiamo detto, costava allora 115 Reichsmark, praticamente erano due stipendi di una persona. Di questi poi, purtroppo, nel successo quello che è successo nel 1912, il Titanic affondò e questo divenne, questo giocattolo divenne un oggetto funesto, e quindi venne distrutto. Io, l'unico, diciamo, in Italia ce l'ho io, adesso tra l'altro è a Londra, è una mostra di Londra. Ma lo sai qual è il momento più brutto per un collezionista? No. Quando ha completato la sua collezione. Io conosco dei collezionisti che hanno rivenduto tutto e hanno ricominciato a ricollezionare, perché il momento più bello è proprio quello. Si deve cominciare. Ma te, Barbara, non ce l'hai detto, però qual è il tuo gioco preferito? Qual è stato il tuo gioco? A me piaceva soprattutto cucire i vestitini alle bambole, alle Barbie, farglieli. Quindi magari, sai cucire? Diciamo, me la cavavo, ecco, ora. Me la cavavo qualche anno. Manualità. Tutte manualità. Sì. Io? Certo, ora ce lo dice anche te, il cavallo. Cioè, da bambino. Il cavallino su quattro. Il cavallo a dondolo non me lo sono mai potuto permettere, perché... costava. Allora sì, una piattaforma, sì, c'era il cavallino e io lo trascinavo, e poi una scatola di legno, di costruzioni di legno, che me la son portata, me l'hanno finita a mio figlio. Quindi insomma è passata, insomma la manualità. Però adesso a questo punto io voglio, per arrivare, siamo per alla conclusione, certo, per condicio. Tassativamente il Lego. Il Lego. Lego era la mia passione, ci facevo di tutto, tanto che io sono diventato assessore all'urbanistica. Infatti è stato quello che poi mi ha poi voltato. Vedi, il gioco a volte può essere... Sono molto orgoglioso di questo. Sì. Quindi con lei ha avuto anche delle intuizioni urbanistiche con il Lego. Sì, diciamo, è bene o male, è un modello che dà, diciamo, un indirizzo sullo sviluppo poi effettivamente nella società. Io una riflessione volevo fargli, giustamente sia la signora che la signora ha detto che i bambini non giocano più con i genitori, non giocano più in genere. Allora, purtroppo, io mi ricordo, purtroppo, da bambino sono stato come tutti, meno male, non avevamo computer, non avevamo, e forse non è purtroppo, anzi è stata una fortuna. Lo sa che ci resta difficile pensare lei candidato bambino? Effettivamente, anche io sono stato bambino come tutti. E niente, praticamente mi ricordo si giocava con cose molto semplici,
canne, fare gli archi, fare le capannine, si giocava, insomma, cose così. Oggi vedi i ragazzi alle fermate dell'autobus, ognuno 3 o 4, ognuno col suo PlayStation, quello che è, e praticamente nessuno si considera, nessuno si parla fra sé, e stanno lì praticamente. A qual modo io avrei un rimedio della cosa? Questo cioè, ci interessa. Prendere praticamente l'oggetto in questione, con un movimento fluido si porta dietro la testa e poi si scaglia con forza praticamente contro il muro. Se i figli non sono già rimbambiti, praticamente. Ecco, a quel punto lì c'è qualche speranza che praticamente cominciano ad operare non solo il pollice ma anche le altre dita della mano e cominciano a parlare non più a monosillabi ma cominciano a riusare, a riutilizzare l'uso della parola piano piano i genitori. Ecco, secondo me potrebbe essere un buon inizio, e poi, ripeto, non che io sia contro la tecnologia, per carità, però come tutte le cose va usata in modo giusto. Il telefonino lo utilizzo quando si era bambini, ragazzi. La mia mamma era dietro la finestra a aspettarmi e io tornavo sì, a casa. E le nottate, insomma, mezzanotte e mezza, l'una, però oggi, scemo, dove sei? Sto bene, sono vivo, è utilissimo, però insomma fa certo, tutte le cose va preso per il verso giusto, no? Secondo me. Quindi questo potrebbe essere il suo programma educativo. Sì, diciamo, bene o male la didattica si può anche evolvere, insomma, questo non usare più le mani sì. Fa sì che io ho avuto esperienza nella scuola con delle maestre che mi hanno invitato a fare queste cose o a manipolare la creta invece del pongo e si vede una foga di questi ragazzi, una voglia di insudiciarsi le mani. Che io gli dicevo alle maestre, questi le mani non la do a me a più se non ci se ne fa a noi. Questo non si masturba nemmeno. Ma disegnare i ragazzi. Su questo qualche dubbio. Ma disegnare i ragazzi sanno disegnare? No, i ragazzi disegnare si nasce sapendo, oppure tu trovi qualcuno che ti insegna. Io appartengo a questa seconda categoria, cioè come in tutte le cose della vita, se tu trovi chi ti insegna come si fa, uno ci riesce, basta volerlo, basta disegnare come ho fatto io stasera, tutti i giorni, Pasqua e Natale compreso, tutti i giorni. Quindi insomma dici è una questione di tecnica. È una questione di uno che ti insegna come si fa. Io, il professore Delio Granchi, che il Signore l'abbia messo nel posto più bello del mondo, mi disse, guarda, per imparare a disegnare si fa così, si mette una mela sulla tavola e tu ti metti a rifiutare questa mela per 100 volte. Fino a che non viene con me. Non ti viene. Ma serve anche un po' di creatività, un pochino di. La creatività dopo. Viene, è successiva. La creatività è successiva. Cioè, il saper disegnare come Jacopo Carucci, detto il Pontormo, è indispensabile oggi, ma è indispensabile come punto di partenza, non come punto d'arrivo. Perché l'ha fatto lui 500 anni fa e che lo rifà uguale. Tu devi sapere come il Pontormo disegnava, ma tu devi partire da lì per andare in una zona inesplorata, se tu sei un artista. E se no, se tu sei un povero brodo come Conti, tu ti diverti a fare la valigia. Assolutamente, è molto bello. Guarda. No, niente, noi siamo arrivati alla fine. Adesso consegneremo, anche se Beatrice è libera e disponibile, consegneremo il bellissimo manufatto, sì, il bellissimo disegno di Mauro Conti, lo consegniamo a Beatrice. Io intanto ringrazio e saluto gli ospiti che stasera hanno bevuto un po' di tè con noi e quindi poi ritornate, era buono. E quindi però vi invito a ritornare. Ricordo, allora ringrazio Cipriana Mengozzi, vi ricordo che a ottobre c'è il mese del benessere, tra un minuto viene la Beatrice, poi ringrazio Agostino Barlacchi e vi ricordo che domenica, domenica c'è a Calenzano, c'è la borsa scambio del giocattolo.
Barbara, noi ci rivediamo. Poi che cosa? C'è un altro evento che abbiamo accennato, no? Ah, il 4 ottobre alla palestra Castello. Sai tutto tu. C'è l'incontro di box, di pugilato. Esatto. Siamo un tema. È alla palestra dove ci sarà appunto Davide Rettori. È in via del Pontormo. Esatto, in corsa per questo titolo tricolore. Bene. E poi ringrazio anche il candidato che poi ci ha spiegato insomma tutto questa, ci ha fatto questo discorso sui Porcelli, ringraziamo anche la Peppa Pig non so, c'è Beatrice? No, Beatrice è indaffarata, allora facciamo così, noi vi, ecco, vai. Allora noi salutiamo e lasciamo Mauro a far vedere il disegno. È bellissimo, faccio un cavallo ovviamente. Ecco, lo possiamo già dire. Cosa si sta organizzando allora da Dartè? Una mostra. Una mostra fatta in questo luogo straordinario, nuovo. E quindi ci saranno cavalli, musica. Musica. Musicisti, cavalli e poeti. E vari eventuali. E poeti. Va bene. Bene, allora niente, noi vi ringraziamo, vi salutiamo e vi ricordiamo che il tè del venerdì si può rivedere su YouTube, si può rivedere, lo potete sempre rivedere. E poi comunque noi ci vediamo venerdì prossimo. Bene. Buon pomeriggio.